sentirci. E a questo punto do la parola a Donato Volpicella. Allora, grazie Marco, scusate per l'inquadratura, ma purtroppo qui la regia mi impegna in particolar modo. Vabbè, il mio non è un vero e proprio intervento, ma è un saluto, diciamo, ai congressisti. Non ho preparato un intervento, quindi non riuscirei. Allora, sì, compaio soltanto online, quindi. Mi stanno vendendo tutti da YouTube. Niente, il mio è soltanto un saluto per cui volevo ringraziare Marco, Gianni, Riccardo, Silvana, tutti quelli che si sono adoperati per la buona riuscita del congresso e anche dell'associazione. È stata, diciamo, una fase preparatoria abbastanza travagliata, cioè non facciamo questa attività come professione, la ritagliamo nei tempi che dovremmo dedicare ad altro, però nonostante diciamo, il non essere professionisti, ma il fare le cose in modo professionale, credo che poi il risultato sia abbastanza gradevole. Vabbè, però lasciamo giudicare ai nostri spettatori. Ecco, mi vedete in questa inquadratura un po' bifronte perché accanto a me ho questo mio monitor da 32 pollici che mi permette di controllare tutto quanto, quindi sono un po' in una posizione strategica pericolante. Vabbè, dopo i ringraziamenti, no, volevo soltanto sottolineare l'unicità e la particolarità di questa associazione e di questo congresso. Non so se ci sono altri casi di congressi che si tengono unicamente online e telematicamente. Non ho approfondito la cosa. Quindi magari mi piacerebbe ricevere dei feedback da persone che ne hanno notizia. Io non ne ho notizia. Comunque, io sottolineo questo, che siamo riusciti ad organizzare un congresso completamente online, permettendo a persone che si trovano in diverse città per ora dell'Italia di partecipare al congresso. Ma questo congresso non avrebbe limiti geografici, cioè vi potrebbero partecipare veramente persone di tutto il mondo con dei limiti tecnici, però veramente basterebbe poco, basterebbe avere la possibilità di collegarsi a Skype per quanto riguarda la diretta. Quindi questo è oggi possibile con qualsiasi device mobile. In qualsiasi condizione. Vabbè, ci sono dei limiti, quali magari la non possibilità di riprodurre il video, ma credo che questo non limiti la partecipazione. Per realizzare questo congresso e per realizzare le attività di Liberi TV, ci tengo a sottolineare che sono stati utilizzati strumenti online che in molti casi e per la maggior parte dei casi sono gratuiti. Questo cosa sta a indicare? Che oggi gli strumenti, la strumentazione non sono un limite affinché si voglia portare la democrazia e la partecipazione di tutti i cittadini, a incominciare dalla vita di un'associazione, ma la cosa si potrebbe allargare alla vita delle istituzioni. E a molti ambiti. Quindi io credo che molte volte il lamento o l'impossibilità di comunicare sia soltanto una scusa. Ci sono i mezzi, noi lo abbiamo dimostrato appunto, ripeto, con mezzi che molte volte sono gratuiti. Quindi io inviterei chi vuole partecipare alla vita democratica
io dico che ne ha la possibilità tramite Liberty TV, ma anche magari sull'esempio di Liberty TV, intraprendendo nuove associazioni o nuove iniziative. Se lo vogliono, noi possiamo aiutarli e quindi guidarli partendo da quella che è la nostra esperienza. Ovviamente il limite in tutto ciò è che il web, anche i media online, sono affollati di contenuti, quindi il problema è trovare spazio fra questa immensità di contenuti che molte volte non ha un valore particolare, sicuramente non ha un valore dal punto di vista della partecipazione democratica. E quindi l'aiuto che penso noi di Liberi TV chiediamo è proprio di, prima di tutto, darci dei consigli su come noi possiamo migliorare questo servizio che offriamo. Chiediamo poi anche, un aiuto, di tipo sì, economico, perché è vero che, realizziamo tutto con mezzi che sono sicuramente non commisurabili ai mezzi che hanno altre associazioni o altre istituzioni, però diciamo, un minimo di attrezzature purtroppo è necessario, quindi chiediamo anche un piccolo aiuto economico. La cosa è possibile in vari nomi, dal bonifico bancario, dal conto corrente postale, dalla PostaPay. Andate sul sito, c'è il link, iscriviti, contribuisci, dai il tuo contributo anche di 5 euro tramite PostaPay, lo puoi fare anche adesso, fallo. Tutto questo è possibile e lo sarà grazie anche al tuo piccolo contributo. Niente, la volontà per il domani è quello di continuare così. Noi possiamo migliorare soltanto grazie ai feedback che riceviamo da voi spettatori, grazie anche ai vostri contributi. Se volete contribuire anche fattivamente in qualsiasi modo, secondo le vostre capacità, secondo quello che sapete e volete fare, potete farlo, contattateci. Allora, chiudo qui quello che voleva essere un saluto, ma poi è diventato quasi un intervento. Passo la parola a Marco Marchese che quando finirà di sgranocchiare così qualche patatina potrà prendere la parola. Vedo che è pronto. Allora Marco, preparati, io ho parlato anche troppo, non succederà più o succederà ancora raramente, quindi non aspettatevi da me chissà quali altri interventi. Marco, sei pronto? La parola a te. Benissimo, io le balzo la parola a Gianni.